Amici di Giappone a quattro mani, sono qua dalla mia amata Fontana del Pesce, vediamo se qualcuno si ricorda in che video ve l'ho fatta vedere, perché ho da darvi tre notizie, diciamo una cattiva e due buone. E quale volete prima? Diciamo la cattiva? Beh, la cattiva non è così cattiva, è che, aiuto, non c'è più luce. Non è quella la notizia cattiva, che non c'è più luce, ecco. La notizia, diciamo, cattiva è che avevo previsto di far uscire una video recensione di un libro di testo per imparare il giapponese questa settimana, ma a causa di una delle due notizie buone non avrò tempo, quindi per questa settimana vi dovete accontentare di questo vlog, uscirà solo questo. E quindi poi probabilmente la settimana successiva uscirà un video recensione su un ristorante giapponese, e poi allora questo qua che vi prometto già da adesso, di recensione di un libro giapponese. Ma veniamo al... certo che ho scelto un bel posto, che qua c'è un casino della Madonna, ma vabbè. E dicevo, veniamo alle due buone notizie. Una è che siamo stati contattati per diventare affiliati per un sito che vende il Japan Rail Pass. Sì, proprio quello, proprio il Japan Rail Pass. Per chi non sapesse di cosa si tratti, farò poi un video apposta a breve, quindi andrà in realtà breve, tra un mesetto, perché va dopo gli altri in coda. E comunque adesso, visto che non si può ancora partire per il Giappone, tanto sarebbe prematuro, quindi non è un problema. Comunque vi metto poi qua sopra, voilà, e un video dove comunque ne abbiamo già parlato, eravamo andati con i nostri amici a proprio a fare questo Japan Rail Pass in Giappone, che diciamo un abbonamento ad alcune linee dei treni giapponesi, per farla proprio breve. E la seconda, che è anche la più bella, è che praticamente iniziamo una collaborazione con una scuola di lingue qua di Savona, la Ellea, e inizieremo a fare corsi di giapponese qua a Savona, ma anche a Kairo e a Loano. Quindi se qualcuno fosse interessato può contattarmi, che gli giro i recapiti, i contatti della scuola per avere tutte le informazioni. Quindi dai, un ottobre che sta arrivando ricco di novità, di impegni e di cose belle. L'unica cosa è che, come sempre, arriva tutto insieme, quindi ero ancora in mezzo al trasloco. Adesso mi partono le lezioni, quelle dell'Università di Torino, dovrebbe iniziare il tutorato, eccetera. Volevo iniziare un nuovo canale di insegnamento dell'italiano per i giapponesi, ma andrà un pochino più avanti. Avevo iniziato, come vi avevo già detto, il canale Twitch per studiare insieme, ci stavo lavorando, però non avendo grosso successo e appunto essendo capitate tutte queste cose, ho detto vabbè, proviamo un'ultima volta, se arrivano almeno 10 persone lo porto avanti. È arrivata una persona che se n'è andata via dopo pochi minuti, quindi ho detto vabbè, ciao, se ne riparlerà magari più avanti. Per il resto continuiamo qua con il canale YouTube e prima o poi ricominceremo anche con Twitch, ma quello sempre Giappone a quattro mani. Come sempre conoscete già tutti gli altri social, li trovate comunque in descrizione, e questo famoso link di affiliazione al Japan Rail Pass comunque lo troverete poi in tutti i nuovi video, e comunque nello specifico nei video di viaggio, anche vecchi e anche in quelli, soprattutto in quelli dove parliamo del Japan Rail Pass. Da Savona è tutto, anche perché io spero che abbiate sentito qualcosa tra la fontana e il traffico, e io scappo che vado a fare la formazione per iniziare a fare i corsi. Ciao!